Nell'ambito della task force del progetto Interreg Monge Phytophore stiamo monitorando le infestazioni di Limantria monaca. Limantria monaca è una farfalla, quindi un lepidottero appartenente alla famiglia Limantridae, che infesta preferibilmente le piante di abete rosso ma anche di larice. Infestazioni in Valle d'Aosta sono già note da tempo, le prime segnalazioni si sono riscontrate intorno al 1955, poi successivamente sono state rinvenute delle densità di popolazioni particolarmente elevate anche negli anni 80 e nel 2007 a Courmayeur e nelle vallate di Cogne. Questo insetto è una specie univoltina, quindi compie una generazione l'anno. Il danno è causato dall'intensa attività trofica, quindi di alimentazione, delle larve a carico degli aghi. Le larve sono molto voraci e sono in grado di scheletrizzare in pochissimo tempo grandi popolamenti di piante ospiti, quindi di abete rosso piuttosto che di larici. Gli adulti sfarfallano tipicamente nei mesi estivi. Dopo l'accoppiamento le femmine si portano sul tronco dove avverranno le ovideposizioni. Le uova vengono proprio deposte nelle screpolature, nelle anfrattuosità della corteccia. L'uovo rappresenta proprio lo stadio svernante. Nell'ambito di questo progetto stiamo monitorando questo lepidottero fitofago tramite trappole ad imbuto, come quella che state vedendo alle mie spalle. Si tratta di trappole ad imbuto innescate con i feromoni sessuali specifici per questa specie. Si tratta quindi di sostanze che attirano le farfalle adulte, ma essendo feromoni sessuali attirano soltanto i maschi di questa specie. Gli adulti sono facilmente riconoscibili in quanto presentano uno spiccato dimorfismo sessuale, i maschi sono più piccoli in dimensioni rispetto alle femmine e presentano delle tipiche antenne bipettinate.